le relazioni, muovere l'emozione, appunto la violenza. Siamo stati ringraziati per questo quel giorno. E venendo qui a voi, volevo dire che la sfida, non solo, vabbè, la sfida in positivo va benissimo, certo. Ma è già aperta in positivo, nel senso che il Comune di Vicenza, secondo me, un po' di cose le sta già facendo e anche si sta muovendo. Abbiamo la Presidente, potresti fare anche tu un po'... madrina, sei più giovane di me, però e abbiamo la presidente di una commissione che non c'era prima nel Comune di Vicenza, che è la sesta commissione, che è per le pari opportunità, e quindi questa è un'innovazione anche per il nostro comune. La sfida è di una presidente, appunto, di Benedetta, che in qualche modo deve inventarsi, ma non inventare, deve creare insieme a voi, insieme, ecco, alla città, questa nuova, appunto, frontiera di come un consiglio comunale, una città, affronta le pari opportunità in senso lato. Abbiamo anche un consigliere maschio per la prima volta alle pari opportunità. Le donne di Vicenza, alcune non l'hanno molto capita, però come dire, intendiamo proprio questo, anche in questo abbiamo fatto un bel percorso femminile che non perdiamo assolutamente, perché abbiamo conquistato un centro di violenza, tante cose importanti, però ecco, si sta allargando proprio questo tema delle pari opportunità. Ecco, la faccio molto breve, e volevo solo dire, appunto, che ringrazio Mattia, Sergio e tutti i ragazzi e le ragazze, e volevo solo dire che mi piace molto questa impostazione, ovviamente legata al sociale. E mi piace molto perché adesso ogni volta mi sento rimbalzare dentro tante tematiche, e io penso che dobbiamo alzare la cultura, cioè io me lo sento anche come impegno, vogliamo fare delle cose, perché poi bisogna fare, appunto, dal carcere a tutte le tematiche, alla disabilità, penso ai senza dimora, ai rom, ai sinti, penso, perché a tutte le cose che giorno dopo giorno ci arrivano e cerchiamo di gestire nel concreto, facendo delle cose concrete. Però allo stesso tempo, secondo me, è importante agire sulla cultura, per esempio sul linguaggio. Ecco, io penso che se anche dopo qualche anno questa città, no, riuscisse a crescere sulla conoscenza, la compartecipazione di questi temi, appunto, mi viene in mente, no, siamo partiti con l'Alzheimer, cioè crescere un po' di più nella conoscenza delle cose, già questo ci renderebbe una città migliore. E penso a tre tematiche. Qualche tempo fa sono andata in una scuola con tantissimi maschi della città, e magari si fa la battuta classica, no? Sui maschi. Allora io pensavo, ma tra questi ragazzi ci sono ragazzi che possono avere un orientamento sessuale diverso, e questi ragazzi in questo momento si stanno sentendo male perché sta facendo la classica battuta stereotipata, no? Ha detto che sennò e questa cosa. Allora dico, vedete che dobbiamo continuare a alzare il nostro livello di sensibilità, perché è sempre troppo basso, e questa è una cosa che io pongo a me e pongo sempre, ecco. Poi rispetto agli aspetti invisibili di cui si diceva, io quel giorno al Gay Pride, alcuni incontri, non sono riuscita a seguirli molto, tutti, però ho imparato molto e vorrei ancora continuare a imparare in questo processo che riguarda tutti noi sempre, anche rispetto all'invisibilità, per esempio, anche rispetto alle ragazze, e anche questo è un tema che mi impongo. L'altro tema, per esempio, è rispetto al discorso dei 100.000 bambini in Italia che sono figli di coppie, appunto, di coppie a cobaleno, comunque, insomma, anche questa è una realtà. Secondo me, ecco, io vorrei che su questi, dico questi, però ce ne possono essere tantissimi altri, ecco, è proprio aperto assolutamente il dialogo, anche rispetto, sono venute delle ragazze che hanno chiesto di prendere in affido dei bambini, una coppia lesbica che ha chiesto, in questo momento la legge non lo permette, però anche qui cresciamo, anche in questo, intanto discutendone, e poi, come dire, no, la società evolve di solito dal basso, qui abbiamo anche parlamentari, quindi speriamo anche poi, no, che il basso e l'alto si incontrino, però ecco, più che disponibile e più che contenta di questo approccio sociale che mi pare assolutamente coerente, e vi ringrazio e vi auguro e ci auguro di lavorare bene insieme con questa bella sfida, appunto, già aperta, che più che sfida, come la posso chiamare, questa bella condivisione. Grazie.